Quando vuoi. Ciao Michele, ti volevo fare un'intervista un po' evitando domande che ti avranno già fatto in altre interviste che si trovano su tutti i siti, c'è la pagina su Wikipedia piena di dati personali, non ci interessa. Una prima curiosità, quali sono le fonti di ispirazione principali a livello di fumetti? Italiani, americani e giapponesi? E anche nell'intervista Wired avevi detto che i Bonelli non hai mai letti. Se ci spieghi perché. In realtà di fonte di ispirazione precisa, nel senso di persone che copio proprio. Due o tre detto... nomi, semplicemente qualche nome. Sì, di quelli che copio. Boulet, sicuramente, scritto Boulet, è un francese, una roba che probabilmente è molto molto simile alla mia. E uno che io vorrei dire, però quando uno dice che... Cioè, quando uno lo uscita come ispirazione sembra che ti vuoi come mettere al suo livello e poi se uno pensa ammazza tu fai della roba di merda in confronto a lui. È Manu Larsenet, che è un francese che ha fatto Lo scontro quotidiano, che è un po' la cosa che mi ha fatto rinnamorare del fumetto proprio da leggere negli ultimi anni. E mentre invece, nel senso, dal punto di vista un po' generico anche del tratto, delle cose, in verità penso di essermi ispirato nel corso degli anni un sacco di cose diverse. Supereroi? L'uomo ragno è proprio l'amore mio eterno, l'ho cominciato a leggere. Okay, cioè, mi hai risolto come delle domande finali, allora non te la fa. X-Men pure. Ecco. Wolverine, quella roba là, una roba che mi è piaciuta molto, quindi sì, supereroi mi sono letto un sacco in generale. Mi sono letto pure La morte di Capitano America in Civil War. Cioè questa roba me la sono letta proprio tutta. Quello che non mi sono letto sono i Bonelli, ma perché i Bonelli in realtà hanno... Per me le cose mi devono innanzitutto interessare dal punto di vista dell'immagine, nel senso devono essere cose da cui posso attingere, ricopiare, eccetera. I Bonelli sono delle cose su cui veramente non c'ho margini, perché sono fatti tutti molto realistici, con delle anatomie molto realistiche, delle ombre, proprio della roba che io non sono capace di fare, quindi in qualche modo non c'avevo tanto interesse per me, manco da ragazzino. Grazie. Come ha cambiato, se lo ha cambiato, il tuo modo di fare fumetti, il web rispetto a Bar Publishing, quindi averci un editore? Diciamo che in realtà non, le due cose si sono affiancate, semmai, nel senso che poi non è che la Bar Publishing mi ha tolto la parte web, perché poi in verità io continuo a usare il blog, eccetera. Poi sei passata a una produzione di tipo... Cioè, però di tutte e due. No, nel senso che per me è importante mantenere un po' tutti e due i piani. Cioè io in realtà vorrei mantenere tutti i piani possibili, nel senso che sono un po' bulimico a questo punto di vista. Io vorrei mantenere il piano del web, il piano della produzione con una casa editoriale, il piano delle autoproduzioni, il piano della produzione più legata agli spazi occupati, eccetera. Io vorrei cercare di mantenerle tutte queste cose. E sicuramente, che ne so, il fatto la Pop Publishing mi dà la possibilità di lavorare con più serenità su dei progetti lunghi su cui ci posso riflettere magari anche per un anno e lavorarci bene, delle cose di respiro più ampio, mentre il web è una cosa su cui io, per come lo intendo e come vorrei intendere il blog sempre di più, sono delle cose su cui vorrei lavorare di getto, anche se sono grezze, anche se non sono lavorate perfette, se magari un lunedì non è la storia che mi soddisfa di più, però vorrei averci la libertà di mettere un prodotto quello che produco. Secondo te i protagonisti oggi più significativi del fumetto italiano? E se c'è qualcuno con cui ti piacerebbe collaborare? I protagonisti più significativi del fumetto italiano? Senza imbarazzo, così. Allora, io nel senso, uno che mostra mappisa, però per me il protagonista del fumetto italiano è Gibi, nel senso che io il fumetto italiano che ho letto, che mi piaceva di più, di cui mi sono proprio innamorato, negli anni scorsi è stata la mia vita disegnata male, in assoluto. E... le altre robe con cui mi piace lavorare, in realtà sono le persone con cui lavoro di solito, nel senso che quelli che ho incrociato sia nella fanzine che facciamo, anti-fanzine, quindi Tony Bruno piuttosto che Claudio Calia, che Claudio Calia ha lavorato con Becco Giallo, Tony Bruno adesso lavora ha pubblicato con Nicola Pescitore la prima graphic novel, poi con Castelvecchi, e poi anche Vanzella e Genovese che hanno fatto Beta per Bao. Insomma, sono tutta quella generazione lì un po' nuova di fumettisti italiani con cui sono quelli che anche io ho conosciuto un po' meglio, oltre ovviamente a Malcox, ma io con Malcox ce l'ho, insomma, nel senso, quindi lo do un po' per scontato. Su Amazon i tuoi due libri sono in assoluto fra i libri più venduti del 2012 e tuttora i due libri sono i fumetti più venduti su Amazon in Italia.
che è una cosa che ti darà più, molta soddisfazione, però tu su Repubblica hai dichiarato che ti ha dato molta più gratificazione vedere il tuo titolo del Porco alla Gola nel corteo a novembre a Roma. Qualche commento su questa cosa? A parte che Amazon conta quanto conta. È un modo per riferirmi, diciamo, a uno standard di vendita su web. Sì, chiaro. E poi vabbè, è ovvio, nel senso che al di là delle, a me queste cose in realtà delle classifiche di vendita mi mettono un po' d'ansia, nel senso che mi ansiano proprio. Cioè poi sono contento di una cosa vende, però non è una roba su cui mi piace tanto soffermarmi. Io non controllo più gli accessi al blog, perché poi penso che uno va pure, se si fissa su queste cose poi si imparanoia se gli accessi scendono, insomma è una cosa che mi interessa veramente un po' poco, mentre invece il fatto che ci fosse nel book blog a Roma lo scudo del Polpo alla Gola in qualche modo mi sembrava un riconoscimento e una legittimazione tra virgolette molto più importante, eppure che stava molto più nel pezzo di società che mi piace, che frequento, in cui vivo, che non quello che sulle vendite di Amazon, insomma, almeno un sacco figa qualcosa. Senti, riferimento ad un'ultima intervista abbastanza famosa su Repubblica, di cui hai anche commentato sul tuo blog. La quotidianità e il risentimento, tra virgolette, come l'hai espresso tu, servono a veicolare, cioè, la rabbia militante, o sono momenti diversi in cui ti esprimi diversamente a livello fumettistico, sulla quotidianità, sono momenti diversi, nel senso che no, vai. Sì, no, sulla descrizione delle necrosi. No, sono momenti diversi un po' perché io in realtà il piano militante preferirei che non fosse un piano individuale e personale, nel senso che secondo me non c'è tanto bisogno, ma pure proprio per i compagni eccetera eccetera, di averci l'opinionista che si sveglia il lunedì mattina e dice la sua su un tema militante eccetera. Io vorrei che questi scusate, mi sono 8 anni comunque. E vabbè, si può tagliare volendo. che in realtà credo che la cosa che sarebbe, che io auspico per quel tipo di fumetto là, è che è un fumetto che nasce un po' come prodotto di un'intelligenza collettiva, nasce facendolo insieme, non necessariamente in un'assemblea, però anche comunque un gruppo di persone, un gruppo di una comunità che vive una certa situazione, che poi decide di cosa raccontare, con che taglio raccontarlo, e io poi sono quello volentieri che ci mette, diciamo, l'anello finale, quello che disegna, però vorrei che fosse veramente un prodotto collettivo, mentre invece quello che è il blog per me è una cosa su cui veramente non mi serve la delega di nessuno, io cioè racconto i cazzi miei e cerco di raccontarli in una maniera anche un po' più, cioè, ironica, però anche un po' onesta di quello che mi sta intorno, quindi è chiaro che 2 giorni l'anno ci può stare il 15 ottobre, la giornata in cui succede il finimondo eccetera eccetera, e anche quello fa parte del mio vissuto, però nel senso tutto il resto dell'anno poi non è che io quando esco di casa, io quello che provo a spiegare nell'articolo di Repubblica era questo, nel senso che se io non disegno una rabbia nel mio quotidiano non è perché io penso che i giovani d'oggi non siano arrabbiati o roba del genere, è che penso che il mio quotidiano è fatto di un sacco di cose che non sono necessariamente la situazione pre-insurrezionale greca, cioè l'Italia è un altro paese, quindi era un po' questo che cercavo di spiegare. In breve, disegnare ti aiuta a superarle, a vivere, a capire meglio queste necrosi della vita di tutti i giorni, o poi il disegno lo vivi come una necrosi? Mi riferisco al blog. No, sicuramente vivo il disegno come una necrosi e non mi ha aiutato un blog. Non ho fatto un mezzo passo avanti nelle mie paranoie, anzi, probabilmente questa cosa mi ha portato a crogiolarmici e a aumentarmene. Quindi non mi ha aiutato assolutamente, anzi, adesso ho quest'ansia ogni 2 settimane se non faccio la storia, tutto mi superando. Cioè. Senti, una curiosità così, un tuo parere sulla generazione dei fumettisti, diciamo quelli del 77 o post 77, mi riferisco, c'è qualcosa, riconosci qualche eredità da autori tipo Pazienza, Liberatore, eccetera, di questo tipo? Io non li conosco in realtà questi autori, nel senso che io tutta quella roba lì effettivamente non l'ho letta, non è stato parte del, cioè io quando dico ho letto tutto, sì, la nostra generazione in effetti l'ha recuperati come lettori molti anni dopo.
esatto, però considera che io in realtà poi a casa mia questa roba non girava, eccetera, eccetera, io questa roba non l'ho mai letta. Credo che in qualche modo gli devo riconoscere le cose, ma perché penso che chiunque faccia fumetto, figa, non è niente. Chiunque faccia fumetto in Italia oggi, anche se non ha letto Pazienza, ha letto mille copie di Pazienza, mille Emuli, ne ha sentito parlare, le ha visti di riflesso, quindi in qualche modo lo metabolizzi comunque, anche se non l'hai letto. Però io non ho mai letto Pazienza, Liberatore, eccetera, io so tutte cose che... Primo. No, mi mancano proprio. Senti, quattro domande secchissime, devi soltanto scegliere senza pensare. Sono, premetto, mi entrano molto in difficoltà, secondo me, però l'ho fatta apposta. Però subito. Ok. Kenshiro, Cavalieri dello Zodiaco. Cavaliere Zodiaco, ma con grosso dolore. Griffin o Simpson? Simpson. Spider-Man o Batman, purtroppo l'ho detto Spider-Man senza prima. E storia. perché però? Perché i Perché supereroi amore della per... Marvel sono... Batman ha fatto dei passi avanti, però i supereroi della Marvel si sono sempre distinti rispetto a quelli della DC perché erano quelli più umani, con più problemi, con più paranoie, eccetera, eccetera. Quindi E poi Spider-Man. c'è una, cioè per me sarebbe difficile, però magari, no? Luke Skywalker o Han Solo? Anzolo. Grazie.